Si celebra la Giornata internazionale della pace istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 30 novembre del 1981 e il tema di quest'anno è tutto legato alla questione più dibattuta a livello mondiale, la lotta ai cambiamenti climatici, con l'assioma designato che proteggere la pace in tutto il mondo significhi anche mettere in atto azioni concrete. Così infatti fa capire il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Si tratta di valori come rispetto, tolleranza di società sane nelle quali i popoli vivono in armonia tra loro e con l'ambiente, ha affermato Guterres. In Italia, a Roma, un evento organizzato presso l'antico Colosseo ospita fino al 29 settembre migliaia di disegni, mostra record per la pace. Questa mostra Colori di Pace è organizzata dal team dedicato al filosofo indiano Sri Chinmoy, Peace Run, e riunisce 5.000 disegni di bambini da tutto il mondo, oltre 100 paesi, quelli coinvolti, per celebrare il Giorno internazionale per la pace.